quello che avreste voluto sapere su internet, ma non avete mai osato chiedere. Come ci si collega? Quanto costa? Cosa bisogna comprare? Cosa si vede? A che serve? Eccoci ancora una volta a parlare della rete delle reti. Il 1996 è stato infatti già decretato dai più importanti news magazine come l'anno di internet. I siti web, ossia i servizi interattivi che la rete offre, sono ormai centinaia di migliaia, con un incremento di circa 6.000 al mese. Lo stesso Bill Gates ha deciso di investire l'80% delle risorse per prodotti dedicati alla rete. Anche in Italia qualcosa si muove. Solo nel mese di dicembre sono stati venduti oltre 20.000 modem e almeno altrettanti abbonamenti a internet che in poco più di un anno si sono quasi decuplicati. Per cominciare cerchiamo di capire cosa sia mai quell'oscuro oggetto chiamato modem. Il modem è un attrezzo che ci consente di collegare il nostro personal computer con il mondo esterno. Sostanzialmente abbiamo due tipi di scatoline, una interna che entra direttamente all'interno del computer, mentre invece quello esterno va collegato con un cavo qui sulla porta, denominata porta seriale, e poi questa porta sarà quella che metterà in collegamento il modem con il personal computer. I modem hanno varie velocità che corrispondono alla capacità di trasmettere o ricevere dati. Questo è un aspetto importante, dato che nel nostro paese anche le tariffe urbane sono a tempo. Una volta collegati con il mondo esterno, per navigare sulla rete bisogna rivolgersi a un provider, una di quelle società che gestiscono il traffico di informazioni su internet. L'abbonamento annuale si aggira, a seconda dei fornitori del servizio, dalle 250 alle 300.000 lire. Dal momento che il costo del collegamento è relativo alla linea telefonica utilizzata, conviene scegliere un provider della propria linea urbana, o comunque il meno distante possibile. Il più diffuso è Video Online. Quasi tutti i distretti telefonici italiani ormai hanno almeno un provider, così un'ora di collegamento con internet costa 60 volte meno di un qualunque 144. Il neofita però potrebbe perdere molto tempo prima di ottenere qualche risultato nella navigazione e confondersi nella miriade di informazioni che corrono sulla rete. Per questo molti provider propongono possibilità gratuite di collegamento temporaneo ad internet come prova. Molti fornitori danno la possibilità di provare internet per un tempo limitato, mettendo ad esempio dei dischetti all'interno di riviste. Quindi sostanzialmente, comprando la rivista, io ho il dischetto, posso collegarmi per un tempo che può essere un mese, due mesi, tre mesi. Mi viene spiegato come poter configurare il mio personal computer per poter andare in rete. Alla termine del periodo di prova posso decidere se sottoscrivere l'abbonamento o meno e quindi spendere le mie 250.000 lire. Un'ulteriore facilitazione per chi voglia accostarsi alla rete senza dover spendere troppo è il sorgere, soprattutto nelle grandi città, di luoghi pubblici dove sono disponibili postazioni per navigare. Le università, i cybercafé e presto alcuni grandi negozi. Il progetto, il disegno che abbiamo in mente è questo, di creare una stazione dalla quale poter appunto agire e avere delle risposte, perché effettivamente credo che molta parte del pubblico giovane sia interessata ad agire su internet, per cui metteremo a disposizione questo servizio per tutte le persone che entrano in negozio. Dopo un periodo in cui le pagine web sono state sostanzialmente usate per fare pubblicità aziendali, oggi sono sempre più numerose quelle che offrono servizi di una certa utilità. Si possono comprare prodotti, ordinare cibo, verificare in tempo reale la propria posizione IMSS o personalizzare un itinerario turistico. Ma internet fin dalla nascita è foriera di polemiche. La sua struttura, priva di un controllo centrale, permette che chiunque possa trasmettere attraverso la rete qualunque cosa. Così molta pornografia viaggia liberamente sulla rete. È di qualche giorno fa la decisione del governo tedesco di censurare alcuni siti a luci rosse residenti in Germania. Ma la rete consente di connettersi con tutto il mondo e la censura, che non è mai una soluzione, in questo caso è anche inutile. Sarebbe meglio impegnarsi a rendere internet sempre più ricca di servizi e informazioni realmente utili, dato che con tutta probabilità rivoluzionerà il nostro modo di comunicare.
come già fece il telefono alla fine del 1800. Come dire, la tipografia è quanto di peggio c'è stato per l'umanità, perché ci sono i libri porno, perché ci sono i volantini dei rivoluzionari. La tipografia è solo un mezzo di comunicazione, solo un canale di comunicazione. Il contenuto è quello che ci sta dentro. Internet è un luogo dove milioni di persone collaborano, si scambiano informazioni, ma internet non sono le informazioni, quindi internet non è di per sé buona o cattiva, internet è un canale di comunicazione come tutti gli altri.